All'Open Source Day incontriamo Paolo Pasini, professore della SDA Bocconi. Come SDA Bocconi avete condotto una ricerca sullo stato di adozione dell'open source in Italia. Quali le principali evidenze? A che punto siamo? È un fenomeno pervasivo o ancora limitato? Dunque, è sicuramente un fenomeno molto pervasivo. Noi abbiamo analizzato più di 100 aziende in un campione di medio-grandi aziende, quindi è importante sottolinearlo, dove la diffusione di soluzioni open source è decisamente molto elevata, supera l'80% e si proietta verso quasi il 90% nei prossimi 3 anni, quindi direi che con una penetrazione effettivamente molto molto ampia, sorprendente anche per noi, devo dire. Quali principali ambiti di implementazione avete riscontrato? Ma dunque, i principali sono quelli sicuramente più tradizionali, che riguardano i sistemi operativi più sul lato server, il middleware e gli application server. Ecco, interessante però osservare che in realtà le aree che stanno crescendo di più sono le più nuove, le più innovative, in particolare il clouding e lo storage, le soluzioni di storage open source, mettendo la virtualizzazione, diciamo, in un'area che è già abbastanza matura, ecco, mentre invece il clouding e le soluzioni di storage sono sicuramente più nuove e presentano i tassi di crescita maggiori nei prossimi 3 anni. Quindi in realtà il portafoglio e il mix di soluzioni open source si sta ampliando molto e continua a crescere di fatto. Nella scelta open source quali fattori principali hanno preso in considerazione le aziende? Ma dunque, 3 soprattutto, l'eterno, diciamo, mito verificato, perché poi le aziende hanno detto che sono soddisfatte, che è la riduzione dei costi, in particolare del concetto di costo, del total cost of ownership, che è un pochino più ampio chiaramente del semplice acquisto di servizi. E poi l'innovazione, un altro elemento assolutamente importante che è stato riconosciuto, sostenuto con questi nuovi paradigmi anche dell'open innovation, molto coerenti ovviamente con l'open source, ed infine l'autonomia verso il fornitore, cioè in qualche modo viene riconosciuto come valore il fatto di riuscire a essere autonomi nel far evolvere queste soluzioni e nell'appoggiarsi a queste community molto diffuse a livello mondiale che, insomma, fanno evolvere la soluzione open source stessa. Quali le condizioni per il successo di un'implementazione di soluzioni open source? È così, su questo aspetto le aziende che hanno partecipato alla ricerca sottolineano in prima battuta sicuramente la disponibilità di competenze, sia sul mercato, quindi di servizi ingegneristici, ampiamente disponibili e pronti, diciamo, alla richiesta, e poi le competenze interne, quindi competenze sia in che out, insomma, sono sicuramente i 2 elementi più forti. È interessante notare che oggi c'è un aspetto su cui secondo noi bisognerà lavorare, che è invece una maggiore abitudine da parte delle aziende poi a sviluppare questi modelli collaborativi nello sviluppo del software anche all'interno delle aziende, soprattutto in realtà grandi dove esistono effettivamente delle funzioni IT, delle funzioni di sistemi informativi importanti, con grandi numeri, e dove anche la relazione, la collaborazione degli specialisti nello sviluppo applicativo è un elemento importante. Ecco, per... Avete anche valutato freni ancora all'adozione o comunque vincoli all'adozione di soluzioni open source? Ma più che freni io parlerei di stereotipi o convinzioni, diciamo, ataviche, cioè che forse risalgono un po' di tempo fa. In particolare, appunto, abbiamo clusterizzato questo campione, abbiamo individuato che c'è un 11% di queste aziende che sono un po' ostili, tra virgolette, all'open source, ma dove le motivazioni che portano per questa ostilità è prevalentemente, di nuovo, una carenza di competenze interne sull'open source e una scarsa, diciamo, fiducia sulla capacità di implementare col supporto di servizi esterni queste soluzioni poi in azienda, quindi forse ancora una scarsa conoscenza o comprensione, ecco, del mercato. Però parliamo effettivamente, almeno in questo nostro campione, dell'11% di aziende.